E anche a Bologna si sposta poco. Da via Fondaccia all'Accademia di Belle Arti, dove insegnava, dove insegnò fino al 1956. Ogni giorno, dal 1930, quando gli diedero la cattedra, ogni giorno la stessa strada, esattamente la stessa, come un solco lasciato dai suoi passi sulla strada, sull'ombra, sotto il portico. Morandi insegnava incisione.